Presso il santuario di Santa Maria a Mare si è tenuta la Marcia della Pace, un evento diocesano che si ripete ogni anno e che raggiunge sempre più partecipazioni. Quest'anno l'Azione Cattolica ha deciso di fare l'annuale Marcia della Pace nelle parrocchie di Castellabate, in modo particolare qui a Santa Maria di Castellabate. Poiché il tema è quello della città, siamo partiti da una struttura gestita dal Parco Nazionale del Cilento e la prossima tappa sarà il municipio per concludere poi la marcia nella chiesa parrocchiale col momento di preghiera. Condividere questa marcia con tanti ragazzi, con i loro genitori, con alcuni sacerdoti, diaconi che sono stati presenti a questo momento, significa davvero imparare a costruire passo passo la pace, educare, formare la pace. Sì, parliamo tanto, se ne parla tanto e sempre, perché comunque lo vediamo, tanti sono i focolai di guerra nel mondo, ma la pace deve essere davvero costruita dentro di noi, accogliendo Gesù. La Marcia della Pace è stata una cosa molto emozionante perché abbiamo avuto molta partecipazione, bensì abbiamo avuto la collaborazione di alcune associazioni del territorio e delle istituzioni del territorio, e poi abbiamo avuto, rispetto agli altri anni, più partecipazione dalle altre parrocchie della diocesi, soprattutto quelle della nostra forania Castellabate Cilento. Oggi parlare della pace in un momento in cui a livello internazionale basta sentire un poco le cronache di questi giorni per capire l'importanza e il valore della pace, e quindi una manifestazione come questa con tanti ragazzi, con tanti giovani dell'Azione Cattolica e della diocesi di Vallo della Lucania, sensibilizzare appunto anche i più giovani sul tema della pace è una cosa importantissima.